Popolo di Nerd, miei iscritti tutti e popolo tutto YouTube, bentornati ancora una volta su Master J Tricks. Allora, come avete visto nell'ultimo gameplay, ragazzi, ho volutamente deciso di tagliare la storia per non andarvi a spoilerare tutto il gioco che ho completato, almeno per quanto riguarda appunto la storia. Devo dire, ragazzi, che è una bomba. I CyberConnect 2 hanno fatto un lavorone. Ho veramente gradito la storia, ragazzi, e ho detto che avrei fatto anche qualche gameplay della modalità avventura, che adesso andiamo a vedere. Qualche gameplay per mostrarvi un po' anche questa modalità che inizierò ora con voi, quindi non so neanche com'è questa nuova modalità. E per concludere poi questa, diciamo, miniserie a questo punto, perché si tratta di una miniserie, non un gameplay completo del gioco. E niente, ragazzi, mostrarvi un po' come funziona il tutto. Vi ringrazio intanto tutti quanti, ragazzi, per il traguardo da poco raggiunto dei 2000 iscritti. Grazie a tutti, vi fa veramente piacere, apprezzo molto che mi seguiate. Anche se purtroppo, ragazzi, devo dire che su 2000 iscritti stiamo facendo proprio pochissime visualizzazioni. Quindi mi pare che non tutti siamo attivi. Quindi, ragazzi, mi piacerebbe che commentiate un po' di più sul canale, insomma, mettiate un po' più di like. Vi ho sempre chiesto, spronato, ditemi cosa volete vedere nel canale. Io cerco sempre di rispondervi. Non so, ragazzi, ditemi un po' voi, perché su 2000 iscritti veramente stiamo facendo pessime visualizzazioni. Non capisco veramente a questo punto cosa non stia andando. Magari datemi qualche suggerimento, perché sto cercando di portarvi più contenuti possibili, ragazzi. Detto questo, io ancora comunque vi ringrazio. Quindi un ringraziamento a tutti per 2000 grazie a voi tutti i 2000 iscritti. E iniziamo con questa parte dell'avventura, che non so come sarà, insomma. Quindi vediamo un po' cosa ci aspetta. Allora, a quanto pare questa parte si svolge dopo gli eventi della storia, come è stato detto. Quindi si presume sia una continuazione o un'integrazione della storia. Chiaramente farò qualche gameplay, magari faremo giusto due o tre gameplay per vedere un po' a grandi linee come il gioco, insomma, come questa parte del gioco. E concluderemo poi con la serie, perché vorrei completare questo gioco per passare poi a un altro.時は第4次忍界大戦終結後、とある任務を受けた渦巻ナルトが今まさに里を立たんとしていた。よし、行くか。そうね。あのさ、本当についてくんの？ だってあんた一人じゃ心配だし。心配って、ただの新書運びだぞ。しかも砂隠れまでの。別にいいじゃない。私たち、たまたま、偶然、休みなんだから。休暇をどう使おうと人の勝手でしょ。ねえ、ひなた。あの、ダメだったかな。いや、ダメなことはないけど。だったらブチブチ言わない。 さっさと出発。はあ、分かったってばよ。ここまではうまくいったわね。いい、ひなた。せっかくの機会なんだから、あいつとの関係少しは進展させんのよ。うん。大丈夫。私がしっかり背中を押してあげるって。 止まってちゃ何も始まらない。少しでもナルト君と一緒にいたい。少しでもナルト君のことを知りたい。それは私が望んだこと。少しでも前に進もうって決めたんだ。だから、行こう。 これも一つの忍びの道。かくて旅は始まった。
Gomennasai. Bene, direi che iniziamo il gioco. Inizia la parte free roaming. Quindi finalmente, ragazzi, andremo a vedere un po' di free roaming. Come vedete qua c'è un po' la... Ho creato una piccola scena almeno per le parti free roaming, con una buona facecam, come vedete là, ciao a tutti. E vediamo un pochino come si svolge il gioco. Spero che almeno vediate un po' i commenti. Comunque poi nel combattimento metteremo tutto a schermo pieno. Ok, quindi siamo diretti al villaggio della sabbia per consegnare una lettera. Quindi vediamo un pochino dove... Ok, abbiamo già una nuova missione. Naruto, Uzumaki postino per un giorno. Insieme a Sakura e Nata, Naruto è partito per una missione. Deve consegnare una lettera dell'Hokage a Gaara nel villaggio della sabbia. Niente di troppo complicato. Cliente Kakashi, ricompense. Va bene. Quindi andiamo subito a vedere le parti di free roaming, ragazzi, mi piacciono parecchio. Come possiamo vedere in alto abbiamo anche una mappa di gioco, i tutorial. In caso di difficoltà, in modalità avventura, al lato dello schermo compariranno i pop-up dei tutorial. Premendo il tasto direzionale puoi controllare nello specifico. Puoi rivedere i messaggi del tutorial che hai già letto selezionando tutti nel tutorial menu principale in qualsiasi momento. Se dimentichi qualcosa riguardo il gioco, rivedilo nel menu tutorial. Benissimo. Menu principale, puoi usare e controllare i tuoi oggetti, verificare quali sono stati i tuoi progressi e accedere agli altri menu che ti saranno intorno alle tue avventure. Puoi raggiungere il menu principale ogni momento premendo il tasto touch in modalità avventura. Benissimo, quindi seguiamo la mappa, icona evento, mappe. In totale vi sono tre tipi di mappe, ok? Quando ti sposti nel mondo di gioco premi ripetutamente triangolo per visualizzare nella parte superiore destra dello schermo la minimappa, la mappa della zona e la mappa completa. Benissimo. Durante il movimento libero la minimappa visibile nell'angolo superiore destro dello schermo. Questa mappa mostra gli edifici vicini, i punti di partenza degli eventi. Freccia a forma di kunai indicano l'obiettivo dell'evento. Ok. Dunque ricordati di controllare le frecce rosse, rappresentano gli eventi principali, quelle blu le missioni secondarie. Va bene. Premi il triangolo durante il movimento libero per visualizzare la mappa della zona che mostra gli edifici vicini e gli eventi mappa all'interno della più grande. Ok, benissimo. Mamma mia con questi tutorial. Mappa completa, selezione destinazione. Vabbè sì, nella mappa praticamente vedremo come le destinazioni. Ottimo. Quindi direi che possiamo anche partire. Icona evento, mi si è accettate durante il movimento libero. Un'icona evento con il conteggio e il numero degli eventi che hai accettato è visibile nell'angolo superiore destro dello schermo. Un'icona evento accede direttamente alla schermata dell'evento. Vabbè. Dettagli dell'evento. Accede alla schermata dettagli dell'evento per partecipare, per controllare i vari aspetti dell'evento. Se non sai bene cosa fare, do un'occhiata qui. Va bene. Ok. Allora, vediamo un pochino se riusciamo. Quindi noi in che zona siamo in questo momento? Allora, villaggio della foglia. Noi siamo qui. Perfetto. Quindi vediamo un pochino. Ok. Allora, devo un po' capire come funziona poi questa missione. Io sono ancora qua, in effetti. Ma devo prendere delle... Ah, ok. Devo andare dritto per questa via e arrivare poi alla a quello che è l'evento. Va bene, quindi continuiamo. Non si può correre un po' di più. Nene. Ok. Le solite cassette degli uccellini. Che dovrebbero servire poi a salvare
la partita, se non ricordo male, come gli altri. Vediamo se riusciamo anche... Ok, salvataggio con eventi, va bene. Il teletrasporto. Mamma mia, quanta roba, ragazzi. Allora, qua c'è... Intanto un punto di domanda. Vediamo un po' di roba. Eventi... Eventi sorprendenti, abbiamo detto l'avventura, possono apparire dei personaggi. Però così eventi improvvisi. Ok, potresti trovarti impegnato in una battaglia. Anche volendo, vediamo un attimino. Poi, altro. Il teletrasporto. Seleziona una posizione sulla mappa per raggiungere direttamente. Usa le per selezionare la quantità dell'elenco. Va bene, anche questo... Un sacco di comandi, icone degli eventi, a volte attaccano accanto ai personaggi appaiono degli eventi, possono essere eventi principali, visioni secondarie, eventi in cui aiuti altre persone, va bene, va bene. Il salvataggio, vabbè, questa è sulla casetta, lo sappiamo, quindi parliamo qua, dovrebbe essere Iruka. Ho sentito dire che ti impegni sempre al massimo delle missioni e degli allenamenti, va bene, questo è un dono per te, spero che possa esserti utile. Ok, abbiamo ottenuto dei titoli e va bene, va molto bene. Cerchiamo di andare avanti con R1. Ah sì, questi sono i dettagli dell'evento. Vediamo un po' di parlare anche con questi personaggi. Niente di che, nessuna informazione particolare. Questa è una missione secondaria se non sbaglio, ma le prenderemo dopo. Vediamo un attimino invece di andare direttamente da gara e consegnare questa lettera, almeno per concludere questa missione e vedere un po' cosa succede. Passa la mappa del mondo. Ecco qua, mappa del mondo numero 1. Viaggiare nel mondo ninja, seleziona la località che ti interessa, mappa del mondo. Va bene, noi dobbiamo andare al villaggio della sabbia, quindi dobbiamo andare su questa mappa per raggiungere gara. Benissimo. Ok, vediamo un pochino di entrare qui, cosa c'è. Ah, qual è la mappa? Parliamo un attimo con qualcuno qui. Qui tutto a posto. Vado di pattuglia. Va bene, ok. Rientriamo nel villaggio. Un free roaming molto, molto ristretto, vedo. Però insomma, contando che la serie principale era... Gli eventi principali erano nella storia. Avete conto, dovreste essere qui per qualche missione. Sì, per forza. Dobbiamo consegnare una lettera a gara. Benissimo. Gara lo troveremo nella sua magione. Va bene. Ciao Temari. E quindi andiamo. Ok. Perfetto. Già che ci siamo, che siamo qui, salviamo onde evitare problemi. Ok, perfetto, possiamo salvare. Vediamo se riusciamo magari in questa mezz'oretta di gameplay ad arrivare a vedere qualcosa, se c'è un combattimento. Insomma, cerchiamo un po' di capire insieme quello è l'emporio oggetti. Cerchiamo un po' di capire insieme cosa si può fare. Questa è parata tanto che potremmo dire. Mm.
E qua iniziano dei ricordi, direi. Vediamo un pochino se c'è un combattimento o qualcosa, insomma. E direi che c'è un combattimento, iniziamo dei ricordi. Almeno ragazzi vediamo un po' di azione. Modifica attrezzi ninja. No, io direi che sono pronto. Proviamo a combattere in queste condizioni. Quindi troveremo un piccolo Naruto, un piccolo Gaara a quanto sembra, per nel combattimento. Vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Condizioni di battaglia: vinci la battaglia, difesa nemica aumentata del 15%. Addirittura conclui con oltre il 60% di sua residua. Finisci la versione con la tecnica suprema e ti assegno arte ninja. Va bene. Andiamo. Finalmente qui possiamo utilizzare gli attrezzi ninja che poi non abbiamo potuto utilizzare per tutta la modalità storia. Bisogna ricaricare un po' di chakra. Eppala. Adesso riusciamo a concludere. Perfetto. Con la mossa suprema. Ottimo. Vediamo un po' il voto della battaglia. Ok. Beh, abbiamo soddisfatto tutte le condizioni. Non ho visto però quanto che voto mi ha dato. Abbiamo preso una bellissima S, ragazzi. Ok. Ok, qua ci sono un sacco di condizioni bonus che ci fanno diventare ricchissimi. Guardate là quanti Rio abbiamo. Abbiamo ottenuto anche degli oggetti che ci possono servire durante l'avventura. Ah, un ricordo è stato inserito nel frammento di memoria. Naruto e Gaara. Ottimo. Hai ottenuto una carta ninja. Bene, qua iniziamo a sbloccare un altro po' di oggetti. Quindi durante gli eventi della modalità avventura troveremo qualche evento passato anche. Ok. Sì, qua sono tutta una sorta di dialoghi, ragazzi. Va bene, vediamo se riusciamo a trovare Gaara a questo punto. Il frammento di memoria annuto Gaara è stato aggiunto a frammenti di memoria nel menu principale. Va bene. I nuovi frammenti di memoria sono comparsi nel mondo dei ninja. Perfetto. Frammenti di memoria. Vediamo un attimino il tutorial. Cristalli che proiettano ricordi. Frammenti di memoria sono un mistero di cristalli in grado di proiettare dei ricordi. Si trovano sparsi a terra nei villaggi, nelle foreste e molti altri posti. Ti permettono di rivivere una battaglia combattuta nel passato. Puoi affrontare... Ok, poche parole. Trovando questi cristalli possiamo affrontare delle battaglie passate. Quindi sostanzialmente sono questi... i ricordi. Vediamo un attimino di andare da Gaara. Vediamo se riusciamo a completare
la nostra missione, perlomeno. Ok, vedo l'obiettivo, quindi siamo arrivati da gara. Ok, gli ha svelato che Hinata prova un debole, ha un debole per lui. Tanta narrazione in sostanza dopo questi eventi, ragazzi, ma... Ok. E si parte per un altro combattimento a questo punto. Quindi vediamo un po'. Sakura e Kyo contro Sasori. Bene, bene, bene. Quindi iniziamo la nostra battaglia. Sinceramente, dopo questo gameplay non so se ne farò un altro, perché sarà lunga questa modalità avventura. E effettivamente non so se convenga mettere altri gameplay di questa modalità, perché comunque ci sono molti dialoghi, ragazzi, rischia poi di diventare anche un po' noiosetta, quindi è meglio che ve la giochiate da voi. A questo punto magari chiuderò la serie con questo gameplay. Quindi, condizioni di battaglia. Ok, vinci la battaglia, fosemi commentata. L'attacco nemico ti inietta un veleno letale. Benissimo. Quindi, attacco supporto. Perfetto. Vediamo se riusciamo a usare la tecnica suprema. Perfetto. Maledetta la marionetta, ragazzi. Ok, vediamo se riusciamo a concludere con una tecnica suprema. Ok, ottimo. Abbiamo anche sbloccato l'immagine segreta. Akatsuki wa watashi no kobushi de buttobasu. Ottimo. Non so se abbiamo preso tutti gli obiettivi, ma vediamo un po'. A parte l'attacco supporto per due, vuol dire che ce la siamo cavata comunque con una bella S, che non è male. Benissimo. Beh, anche i primi combattimenti della storia avevo preso tutte, se poi sono diventati un po' più difficili e ho iniziato a calare di voto, insomma sono diventati più impegnativi, probabilmente sarà cosa che fa la storia. Un ricordo è stato inserito nel fronte memoria battaglia del Mario di pista. Ottimo, abbiamo ottenuto uno degli oggetti. Vediamo un pochino di tornare al free roaming. Dovremmo essere quasi alla conclusione del nostro gameplay, perché abbiamo già fatto 25 minuti.
bisogna un po' stringere, altrimenti diventa troppo difficile da caricare. Stagione davvero fortissimo, alla fine però grazie al vecchio Kyo abbiamo vinto. Perfetto. Ok. Arriva anche Kankuro. あんたね。 そうだな。 ねえねえ。 Molto bene ragazzi, abbiamo completato la nostra prima missione nella modalità avventura. Io direi ragazzi che a questo punto possiamo anche chiudere il gameplay. Non mi sembra il caso di andare oltre con la modalità avventura, perché c'è molta narrativa ragazzi, sarà tutta così. Alla fine si giocheranno un po' di eventi. Abbiamo sbloccato anche un nuovo evento che poi andrò a completare. Ragazzi, io spero che la serie vi sia piaciuta. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, fatemelo sapere, commentate, ditemi cosa ne pensate. Ho fatto una piccola miniserie così per mostrarvi un po' com'è questo fantastico gioco. Ragazzi, se non avete avuto la possibilità, giocatelo prima possibile. Aspettate il calo di prezzo se non potete prenderlo ora. Ma il gioco veramente è una bomba. Vi ringrazio ancora ragazzi tanto per tutte le vostre iscrizioni, per questi 2000 iscritti. Vi ringrazio per il supporto che ragazzi che state dando al canale. Vi vorrei però più collaborativi, mi raccomando, perché è importante questo per far andare avanti il canale, perché io metto il contenuto ma voi ragazzi portate avanti il canale, quindi dipende sempre solo da voi. Io ragazzi vi ringrazio per aver seguito questa piccola miniserie di Naruto Ultimate Ninja Storm 4. E ci vediamo per il prossimo gameplay ragazzi, o tutorial, dipende cosa farò nei prossimi giorni. Insomma, tutto sempre dipende dal tempo che ho a disposizione. Vi ringrazio ancora una volta, un salutone da Master J e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, grazie per aver seguito questa serie.